cui la cosa era un po' organizzata, insomma, anche se lui non ha voluto che ci fosse pubblicità. Questa era una condizione che lui ha un po' posto, che non voleva poi essere assalito da fotografi, giornalisti, che si creasse un po' di confusione intorno a lui. Voleva che la visita fosse strettamente privata e tranquilla, insomma. L'ho sempre visto solo in televisione. E lui ha, il contatto è avvenuto perché la signora Tramet ha inviato un mio catalogo alla segreteria di Arcore e lui ha visto il catalogo, e è rimasto incuriosito e ha deciso di venire da me. E sono rimasto anche sorpreso e affascinato, perché lui è senz'altro, ha un fascino personale molto grande. E visto di persona è molto meglio che vederlo in televisione. Sembra più simpatico, più vispo, più non so come dire. Comunque sono rimasto veramente incantato da lui. È una persona di valore sicuramente. Il genere di arte che faccio io mira solo alla femminilità, alla grazia femminile e tutto quello che comporta il mondo delle donne, insomma, la bellezza prima di tutto. Nel suo splendido atelier, dove ci troviamo adesso, ci sono tantissime opere. Quante? E poi soprattutto lei le fa per venderle o anche per tenerne per lei? Ma io faccio comunque come le ho sempre fatte, per istinto, per passione, perché voglio farle, perché mi piace fare un'opera come la immagino, come vedo io una ragazza che mi affascina e decido di riprodurla per renderla quasi immortale, se posso dire, attraverso il bronzo, no? Lì resterà per sempre giovane, resterà per, insomma, il fascino, imprigionare il fascino come della bellezza e della grazia e tutto quello che si può dire. E io le faccio comunque, chiaramente, sperando di trovare anche acquirenti. Però quello è secondario, perché io ho ricevuto poche commissioni, non lavoro tanto su commissione, io lo faccio di mia iniziativa, di mia spontanea volontà, e dopo a chi piace può prenderla, e se no me la tengo senza problemi. Perché proprio il bronzo? È bronzo perché La scultura in bronzo si presta a essere eseguita come uno l'ha in mente, senza essere legato a materiali tipo pietra, marmo o legno che ti condizionano un po', no? Invece, lavorando con le mani nella modellazione, uno può fare quello che ha in mente, nel senso che può modificare, può ripensare, cosa che in altri materiali non è possibile. A questa visita è seguito un ordine, una commissione da parte del cavaliere? Non esplicita, però mi ha fatto capire che è molto interessato, insomma, ha detto che deve pensare a eventuali collocazioni per le opere. Lui è venuto anche col suo architetto di fiducia, il suo architetto che gli fa tutte le opere sulle ville, eccetera, e si sono anche consultati. Lui ha preso di mira 3 o 4 opere che sulle quali penso che si realizzerà qualcosa, insomma.